Ciao raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un altro weekly vlog. Non posso girarmi troppo perché ci sono troppe cose che non posso spoilerare in questo garage. Però comunque, da quello che potete vedere qua, c'è un casino clamoroso, perché chi mi segue su Instagram lo saprà. Io ogni tot faccio un casino in garage, faccio le foto, le cose, le metto in vendita, perché almeno mi libero lo spazio, perché qua in garage non ci sta veramente più niente, non ci sta neanche la macchina. Per cui, nel caso foste interessati a pezzi per TM, KTM, robe così, a prezzi onesti, perché non è che sono miei, allora dico è un pezzo di plastica a 50 euro, no, piuttosto vendo 10 pezzi di plastica a 50 euro. C'è anche qua robe, serbatoi, stunt bar, telaietti, scarichi, casse filtro, qua pezzi per il KTM. Per cui nel caso seguitemi su Instagram, ogni tanto le robe le vendo. Ho preparato questi due pacchi perché ho venduto dei parasteli, dei convogliatori, fianchetti, un codino, eccetera eccetera, e adesso mi tocca sistemare tutto questo bordello. Poco fa comunque è uscito il video con Phil, vedremo un po', per ora ha un nella media, poi vedremo stasera nei prossimi giorni come si evolverà, se andrà bene, male o che, vabbè. Tra l'altro questi giorni sono bello carico per i video, anche se non vanno super top. Alla fine il boom lo fai con i restauri, quelle cose lì che comunque ti tengono molto molto attaccato, però in generale il canale non è che stia andando male. Sono io che forse mi sono reso conto che mi facevo un po' troppe pare, un po' troppe seghe mentali. Abbiamo registrato un video che voi teoricamente avrete già visto, anzi dovrebbe essere uscito lunedì, quello sullo scarico dell'MG. Se non l'avete visto, raga, andate a vederlo, perché veramente ci tengo un sacco ed è tanta tanta roba. Mi piace proprio registrare quel genere di video lì. Vabbè, sistemo qua e poi faremo qualcosa, non lo so. Forse devo andare dal veterinario per il gatto, però non sono sicuro. Bene, bene, qua ho sistemato tutto. E adesso vado a prendere la micia, quella grande, perché gli altri piccoli sono andati via tutti, e la portiamo dal veterinario perché mi sa che ha un problema. Speriamo niente di grave, vi aggiorno. Vado a prenderla. Siamo arrivati, qua la gatta poverina piange. Sono contrariata. Vediamo un po' cosa dicono. Ok, siamo tornati. La micia in realtà sta bene. Settimana prossima devo fargli un controllo e poi vediamo un po' come sta tutto qua. Adesso vado a comprare la macchina nuova, che non è mia, ma del compagno di mia mamma. Poi vi farò vedere che macchina sarà. Noi oggi la ordiniamo, non so quando arriva. Ciao. Eccomi, allora sono andato nel concessionario, abbiamo ordinato la macchina. Tra l'altro ho parlato col concessionario per delle cose future che forse vedrete, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Comunque, prima non ve l'ho detto ma sono contentissimo perché la gatta non ha niente. Adesso cazzeggio un po' su YouTube e ci vediamo domani o più tardi. Buongiorno, un attimo che chiudo la porta. Oggi è martedì e io ho in programma tra circa un'ora e mezza di trovarmi con Lele per andare a fare delle foto. Però prima, vedete che qua c'è questo pacco. Cosa ho fatto? Fate conto che io è da quando ho aperto il canale che ho questa macchina fotografica e non l'ho mai cambiata. Non ho mai preso la decisione di cambiare niente, perché comunque sia hanno dei prezzi che sono qualcosa di incredibile. Però adesso mi sono convinto e finalmente ho comprato delle cose nuove. Step by step prenderò tutta l'attrezzatura nuova, perché se no mi costa tipo 3000 euro tutto di colpo e direi che non ho proprio assolutamente voglia di spenderli. Per cui adesso vediamo cosa c'è all'interno di questo pacco, sperando che ci sia tutto. Unboxiamo. Mentre unboxo comunque vi dico che in tanti mi hanno detto che soprattutto nei weekly vlog il fatto di vedere tipo il mio faccione sempre così, senza mezzo grandangolo, senza un cazzo di niente, fa un po' cagare un canale da 200.000 iscritti, che forse era arrivato il momento di aggiornarsi. Cosa ho comprato? Questo, che è un obiettivo per la macchina fotografica, adesso andiamo a vederlo. E poi un set di batterie nuovi per la GoPro Hero 8, sperando che sia un po' più professional la situa con questo obiettivo qua, perché questo coso costa la bellezza tipo di 700 euro, e il corpo macchina che voglio comprare costa tipo un sacco di soldi, per cui ho deciso di comprare prima questo magnifico obiettivo e poi il corpo macchina, tanto questo so che monta anche sulla mia. Allora, adesso vediamo un attimo le differenze tra questo obiettivo e questo obiettivo. Cioè, mi sta venendo un botto da ridere, perché, cioè, ma che cazzo? No, ma è stupenda sta roba. Volo. Oh, vi giuro, vi dico la verità, non pensavo così tanto. No, pazzesco. Guardate che professional, oh. È nuovo? Non è male, sembra che ci abbiamo una casa grande. Non è male, vero? No, ma ciao, cioè sembra che ho un garage enorme, ma che cazzo. Sono super contento, vi dico la verità, in officina di sicuro mi gaserò un botto. Bella roba. Obiettivo a parte, a breve comprerò anche il corpo macchina, così da poterci montare questo microfono. Adesso mangio e mi vesto, che devo andare a fare le foto con Lele. Attenzione, siamo arrivati. Wow, eccoci qua, pazzesco, ragazzi. Ma quanto siamo professional con questo obiettivo? Location? Top secret. Pronto? Gang shit, bro. Allora, abbiamo fatto un po' di foto, adesso siamo venuti qua con Peteroski Wassiloski. Ma non è vero. Cosa? Non le avete ancora fatte le foto? Certo che le abbiamo fatte, zio. Ma siete coglioni, prima gli faccio, dovete ancora andare a fare le foto e tu mi fai sì. Sì, ma ne abbiamo fatte alcune e dobbiamo farne altre. Andiamo a fare altre foto, ci vediamo più tardi, bella.
Ok, rieccomi. Mi hanno scritto un po' di ragazzi con cui ero anche già in attesa da ieri per dei pezzi, precisamente una stunt bar, il silenziatore originale di un parafango enduro bianco. Per cui adesso devo tirare fuori tutte le robe che ci sono là sotto, così almeno imballo tutto quanto e spedisco tutto. Salgo da mio nonno, che lui di sicuro ha un po' di scatole giuste, perché ho tutta roba quadrata in cui non ci sta veramente niente di niente. C'è la micia. Ciao bella micia, che sta bene finalmente. Eccoci nel covo magico. Oddio, siamo un po' a corto di scatole, eh. Vabbè, portiamo giuste cose qua e vediamo se riusciamo a farci qualcosa. Sono tipo anni che rubo cose a mio nonno, poverino, per cui da che aveva un sacco di roba, adesso purtroppo gli è rimasto ben poco. Ciao, vediamo cosa riesco a fare. Bene, ho spedito praticamente tutto. Manca la stunt bar, in cui devo mettere anche questo foglio autografato con i portachiavi. Dato che il ragazzo mi ha chiesto la gentilezza di metterglieli, mancherebbe altro, perché sono una brava persona, a differenza di quello che dicono le persone. Per cui niente, inserisco anche questo nel pacco, faccio l'ultima bolla di spedizione e poi domani porto i pacchi via. Ok, a posto, ho fatto tutto quanto, adesso sistemo tutto. Vado a fare la doccia, ci vediamo domani, ciao ragazzuoli. Bella raga, oggi è mercoledì, siamo al Mac, adesso beviamo e mangiamo. Ci vediamo più tardi. Eccomi a casina. Oggi ho vloggato un po' poco. Comunque, prima ho portato a casa mio amico e la sua ragazza mi ha dato questo MacBook Air da provare a sistemare. Io diciamo che ho sempre un po' smanettato con i dispositivi elettronici, per cui magari riesco a farci qualcosa. Non parte più, boh, provo ad aprirlo, vedo cosa riesco a fare. Adesso io e la mia mami guardiamo le foto che ha fatto Lele, perché mi ha mandato il link, per cui adesso ce le guardiamo su questo bel display gigante. Vediamo come sono, tanto sono di sicuro venute bene, perché le ha fatte Lele. Se volete delle foto, contattate Lele, non gratis, se siete della zona, perché lui non può andare dall'altra parte dell'Italia, zona Milano. Questo è un mini spoiler delle foto che abbiamo fatto. Adesso provo ad aprire questo bel computerino e vediamo un po' cosa riesco a fare. Buongiorno, è giovedì, sono in pigiama come potete ben vedere, e oggi per la prima volta nella mia vita andrò a fare enduro seriamente, si fa per modo di dire, nel senso che andremo io e Atti a farci del male. Qua ci sono un bel po' di batterie della GoPro infatti, e qua ho le videocamere. Ci vediamo più tardi, vi dirò come andate in enduro e tutte queste cose qua. Sono stanchissimo raga, non ho dormito niente, dovrei imparare a dormire quando devo fare queste cose. Scherzone, rieccomi, sono fuori da Woody Racing e sto aspettando Stefano, così almeno lui mi darà tutte le varie cose per fare enduro. Ci vediamo più tardi. Ciao ragazzuoli, sono in officina, abbiamo appena finito l'endurata e stasera ci sarà il boss del Poppin a Zona Rossa TV, per cui vado a casa, mi doccio, anche lui si doccia, tutto bla bla bla, e poi andiamo a Bergamo. Ciao. Che guarda quanto cazzo sono soleggiato qua. Abbiamo appena finito la live con quest'uomo, guardate, non l'avete mai visto così elegante. In abiti civili. In abiti civili, è vero. Adesso si ritorna alla maison. Bella raga, oggi è venerdì. In questo momento mi devo mettere a ricontrollare un video che ho registrato l'altro giorno, perché mi hanno detto che ci sono delle cose che non vanno bene, per cui modifico quello e poi inizio a editare il video dell'endurata. Io bestemmio perché non va l'audio della mia cazzo di GoPro nella prima metà di video, ovvero la metà più bella dove parlavo e tutto, dove magari Atti mi spiegava le cose. Grazie a Dio il microfono di Attilio ha funzionato. GoPro, grazie mille veramente. Non vi dico sinceramente cosa vorrei dirvi. Qua il video procede, a parte il rumore. Sono giusto due tagli, non so se potete vedere. È venerdì sera, per cui esco. Sta arrivando a prendermi un mio amico e andiamo a fare un giretto con un po' di gente. Bonjour. Come consuetudine, di sabato si mangiano le crocchette di pollo del mercato. E dopo aver mangiato vado con un mio amico e una mia amica a casa della mia ragazza per fare il bagno in piscina. Ah, devo anche spedire una stunt bar, che ne ho venduta un'altra. Qua dentro c'è la stunt bar, ora la spedisco. Attenzione, taxi privato, Uber, e si va in quel di Bergamo. Avete mai visto il gelato più grande del mondo? Aspetta, devo cercare la mia matricola. Dai, siamo pronti? 28 ho preso! Io sono stato troppo bravo, cazzo. Facciamo vedere i metodi per far arieggiare la macchina. Lasciamo il baule aperto. Ciao carissimo, buon proseguimento. Altrettanto, buon bagno in piscina. Attenzione, buon appetito. Oggi giornata abbastanza relax, diciamo, è domenica. Stasera abbiamo una cena con mia madre, mia sorella, così. Tra l'altro gioca l'Italia, ci sarà tipo la finale, per cui deduco che a Como, dato che saremo a Como, ci sarà un casino della Madonna. Spero di riuscire a tornare a casa, perché sennò mi arrabbio profondamente. Ci vediamo più tardi, che vi tengo aggiornati su questa magnifica giornata. Siamo appena tornati dal ristorante e adesso guardiamo la partita. Attenzione, ce l'abbiamo fatta, le stiamo pure prendendo. Buono. Grande Matta. A posto, abbiamo vinto. Adesso la sister va a casa. Ci sarà un po' di bordello in giro. Grande Italia, complimenti. E noi ci rivediamo domani con l'outro di questo video.
Quindi siamo arrivati anche alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, non ci sono stati troppi contenuti inerenti alle moto, ai motori, per cui non so neanche che copertina e titolo darò a questo video. Ricomplimenti di nuovo all'Italia, anche se in realtà non sono un gran tifoso, però ieri mi sono divertito a guardare la partita. Quindi raga, io vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, altrimenti se non vi è piaciuto lasciate pure un non mi piace, non è un problema, il tasto l'hanno fatto apposta. Seguitemi su Instagram, mi chiamo Ivan Giussani, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche, visto che tantissimi di voi non sono iscritti e guardano comunque i video, e noi ci rivediamo lunedì alle 14 con un video bomba. Bella raga.